Buongiorno, benvenuti a questo mercoledì 22 giugno, Mas4 TV. E oggi i giornali ci parlano soprattutto della Consob. Ieri Savona ha parlato a Palazzo Mezzanotte, ma parleremo anche di criptovalute, parleremo delle banche, insomma, veramente tante notizie come sempre. E avremo ospite Giorgio Carlino, con il quale faremo anche due approfondimenti molto interessanti. Cercheremo di capire bene che cos'è il premio a rischio e la differenza tra volatilità e drawdown. Come sempre, state con noi che si parte con la rassegna stampa. E allora benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 22 giugno. E oggi è successa una rarità perché sia Milano Finanza che il Sole 24 Ore aprono praticamente sulla stessa notizia. Ieri ha parlato Savona, che è il capo della Consob, che è l'organismo di vigilanza del nostro mercato. Ovviamente hanno differenziato solo sugli aspetti del discorso e infatti andiamola a vedere la prima pagina del Milano Finanza, che si concentra sull'algoritmo contro gli abusi. Infatti, Milano Finanza, il Savona ha parlato di un algoritmo in creazione, ma tra poco andremo proprio a vedere nel particolare cosa ha detto ieri in questo importante discorso Savona. È interessante invece vedere sulle altre notizie che sia Milano Finanza che il Sole 24 Ore hanno evidenziato nella prima pagina. Si parla di stress test delle banche della BCE e lo andremo a vedere. Ci sono per fortuna buone notizie. Per Milano Finanza ci dice che Unicredit sta selezionando 50 banker per rafforzarsi sui grandi patrimoni, e questa è sicuramente una notizia che potrebbe interessare ai gli addetti ai lavori. Diciamo invece per il retail è importante invece sapere che ci sono ancora problemi su questa transizione energetica. Se vi ricordate, qualche giorno fa avevamo parlato della UE che sembrava avesse trovato l'accordo per stoppare i motori endotermici, quindi quelli a benzina e diesel, entro il 2035, ma il governo tedesco sembra abbia posto un freno. Nei prossimi giorni comunque ne sapremo di più. Invece il Sole 24 Ore, questa che state vedendo, se ovviamente ci seguite su YouTube, è l'apertura del Sole 24 Ore: scudo antinflazione sui risparmi, è l'altro focus sul quale si è concentrato Savona. Ma il Sole 24 Ore ci parla anche purtroppo di siccità, con un'agricoltura in ginocchio e si va verso lo stato d'emergenza. Ci parla qui in basso a destra di Golden Power, e ne parleremo anche noi, anche con Giorgio Carlino, nell'approfondimento dell'esperto. E infine uno sguardo alla politica. Ieri c'è stato un importante evento politico per il governo italiano. Di Maio, lo sapete, è uscito dal Movimento 5 Stelle, si dovrebbe portare dietro una cinquantina, sessantina di parlamentari, e questo farà sì che il Movimento 5 Stelle non è più il gruppo di maggioranza relativa né alla Camera né al Senato. Quindi ci potrebbero essere risvolti sul governo, ma lo vedremo più avanti. Noi ci concentriamo invece su quello che ha detto Savona ieri. Cosa ha detto? Andrea Pira ci fa un attimo riassunto su Milano Finanza e ci dice che, insomma, sono due i pilastri sul quale ha battuto Savona: incanalare il risparmio verso le iniziative produttive delle imprese di ogni dimensione e costruire un portafoglio che si autoprotegga dell'inflazione. Insomma, secondo Savona, lo scorso anno il risparmio italiano ha registrato ancora una buona tenuta, ma i primi indizi per il 2022 manifestano segni di cedimenti sui flussi. È anche emersa con chiarezza la tendenza, che ha mostrato nel corso del 2021 una netta accelerazione, a investire in strumenti speculativi e in mercati esteri, scelte non sempre basate su criteri razionali. Insomma, Savona se l'è presa un po' con le criptovalute, se l'è presa con la speculazione, e invece fatto emergere l'esigenza, la necessità per i risparmiatori
italiani di affidarsi ad asset più solidi e di soprattutto cercare un portafoglio che protegga dall'inflazione. Secondo Savone, il primo passo da compiere è il rafforzamento della componente rappresentativa dell'attività produttiva verso cui dirigere i risparmi. Insomma, ci vogliono più aziende italiane nel quale investire. Tali investimenti offrirebbero una base per un welfare integrativo e autogestito dai membri di una società a bassa produttività e fertilità. Un secondo passo è creare portafogli che autoproteggono i risparmiatori dall'inflazione. E la proposta che fa Savona, ci dice sempre Pira su Milano Finanza, prevede una composizione equilibrata tra attività mobiliari e immobiliari, affidando la redditività agli andamenti dell'economia reale, così alleggerendo la politica monetaria dei pesi di manovre inusuali sui tassi di interesse. Insomma, strumenti come ELTIF, i fondi chiusi europei di lungo periodo, i piani individuali di risparmio, i famosi PIR, i BTP Italia, che stanno continuando ad andare bene, lo sapete, oggi è il secondo giorno di collocamento, sono tutti strumenti utili. Insomma, Savona dice affidiamoci a beni reali, lavoriamo sul beta, sostanzialmente ha detto, cioè quindi il mercato nella sua crescita può proteggere dall'inflazione, ma Laura Serafini sul Sole 24 Ore ha un po' messo in guardia dicendo questi prodotti sono un'autoprotezione, soprattutto riferita anche ai peer, che non, sulla carta sono belli, ma non sembrano di facilissima realizzazione, perché un conto è immaginare in linea generale che questo abbia una funzione condivisibile. Altra cosa è l'attuazione pratica, che finisce per scontrarsi con le dinamiche del mercato e con un framework complesso. E da questo punto di vista l'esperienza dei peer, che avevano proprio l'obiettivo di canalizzare risparmio verso investimenti nell'economia reale, è illuminante, perché negli anni sono stati sottoposti a un numero di modifiche normative tale da depotenziarne la portata. Quindi Sole 24 Ore ci dice bravo Savona, belle parole, però nella pratica non è poi così facile adottarle, e qua insomma il Sole 24 Ore mi dà l'assist per dirlo: informatevi, cercate di essere i protagonisti delle vostre scelte, di essere coscienti di quello che il mercato può offrire, di quali sono i rischi e di quali sono le opportunità. Questo è molto molto importante, e noi tutte le mattine alle 8:30 siamo qua per cercare di darvi una mano. Altro punto ce lo dice Fabrizio Massaro su Milano Finanza, sul quale ha puntato molto Savona, è l'intelligenza artificiale per prevedere l'insider trading. Insomma, sarà sviluppata con la normale di Pisa un metodo di supervisione basato sul machine learning per classificare le segnalazioni di ordini e operazioni sospette, per andare a scovare gli abusi di mercato. Fa un bel esempio Massaro, ci dice lo scenario è un po' quello di Minority Report, un film di fantascienza nel quale la polizia poteva predire i reati, e la Consob sta cercando di fare un po' questo, no? Attraverso intelligenza artificiale capire prima quando stanno venendo le truffe, e sembra che ci siano delle, insomma, la sperimentazione sta dando esiti positivi, quindi se questo algoritmo ci darà una mano a un mercato migliore, pensate che solo l'anno scorso sono state individuate 457 operazioni sospette, e quindi c'è veramente da lavorare, e anche questa speriamo di prenderla come una buona notizia, ed è stato un punto cardine sul quale ha battuto Savona, che ha rimesso il dito, lo dicevamo, anche sulle criptovalute, mettendo in guardia, dicendo le criptovalute valgono appena 1.000 miliardi di dollari, il 2,5% della capitalizzazione aggregata, e però i risparmiatori si stanno concentrando troppo su questo asset, e questo li potrebbe mettere a rischio. E ci fa un bellissimo riassunto Milano Finanza su quella che è la capitalizzazione. Se ci state seguendo da YouTube lo potete vedere proprio graficamente come le criptovalute valgono in capitalizzazione 1.058 miliardi contro i 32.295 dell'S&P. Di contro le criptovalute hanno una volatilità dell'81%, questa misurata dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2022, e sono anche l'asset che è andato peggio in questo periodo di tempo. Quindi attenzione, parleremo poi con Giorgio Carlino di criptovalute, e parleremo anche soprattutto di volatilità e di premio a rischio, due concetti che sono molto importanti da capire se si vuole
capire il perché le criptovalute sono sempre da prendere un pochettino con le molle. E se insomma Milano Finanza ci ha fatto questo quadro generale, il Sole 24 Ore invece si concentra sulle dimensioni del mercato italiano. È singolare la tabellina che mette il Sole 24 Ore dal 2015 al 2021, il rendimento che ha dato il FTSE MIB, e vedete, abbiamo un anno verde, un anno rosso, un anno verde, un anno rosso, un anno verde, un anno rosso, il 2022, se si segue questa progressione, è rosso. Speriamo che venga invertita la tabella, sicuramente non siamo partiti bene. Comunque, questo è interessante sapere che la capitalizzazione in miliardi di euro è di 400, appunto, 94 miliardi di euro per il nostro mercato. Ma si parlava di criptovalute, Milano Finanza ci va a ripescare una famosa frase di Warren Buffett, estratta da un libro che potete trovare in edicola con Milano Finanza, fare come lui le lezioni di Warren Buffett. E ci dice Warren Buffett: se le persone in questa stanza possedessero tutti i terreni agricoli degli Stati Uniti e me lo offrissero per una quota dell'1%, una quota dell'1% per 25 miliardi di dollari, quindi l'1% di tutti i terreni agricoli per 25 miliardi di dollari, firmerei un assegno subito. L'1% degli appartamenti degli Stati Uniti per 25 miliardi di dollari, firmerei un assegno subito. Se invece mi offrono tutti i bitcoin in circolazione per soli 25 dollari, direi di no, perché non saprei che farmene. Il prezzo del bitcoin dipende dal fatto che il prossimo paghi più del precedente. Insomma, un giudizio lapidario da parte del famoso oracolo di Omaha, che argomenta questa sua stroccatura senza appello dicendo: ci sono anche altre cose che non producono qualcosa di tangibile, ma che hanno un valore. Per esempio, un quadro, se dipinto da un artista abbastanza importante, potrebbe avere valore. Se qualcuno vuole venderti una piramide, anche questo ha un valore, perché nel tempo attirerà turisti. E in sostanza, ci dice Buffett, perché abbia un valore deve consegnare qualcosa a qualcuno, e oggi c'è solo una moneta che è accettabile. Chiunque pensi che negli Stati Uniti accettino qualcos'altro oltre al dollaro come mezzo di pagamento è fuori di testa, dice il buon Buffett. Queste valute non si moltiplicano e non producono nulla. C'è una sorta di magia legata alle criptovalute, ma nella storia di Wall Street altra gente ha collegato magia alle cose. Noi possiamo inventarci delle cose, dire che noi siamo un'azienda tecnologica quando in realtà siamo un'assicurazione. Poi va avanti il discorso di Buffett, però è molto chiaro di cosa pensa Buffett delle criptovalute, quindi non demonizziamole, ne parleremo comunque tra poco con Giorgio, però facciamo chiaramente tanta attenzione. Usciamo ora da quello che ci ha detto Savona per entrare nelle altre notizie che abbiamo visto così sparse nelle prime pagine sia del Sole che di Milano Finanza. Ieri buona notizia, ce lo dice Francesco Ninfole, sempre su Milano Finanza: c'è stato il stress test della BCE e le banche europee sono solide. In caso di recessione resisterebbero 3 anni. Il capitale scenderebbe all'11,6%. Adesso questi sono anche dati tecnici sui quali è difficile entrare, però l'importante è sapere che le banche sono solide, e per e quanto questo è molto importante per tutto il tessuto economico avere delle banche solide, questa è una ottima notizia. Ci sarà invece oggi il stress test della Fed sulle banche della BCE, è in ballo il maxi buyback che sono attesi da Wall Street, quindi sicuramente domani o dopodomani ne parleranno i giornali e non mancheremo di farvelo sapere. Ma rimanendo sugli Stati Uniti, vi ricordate, inizio settimana avevamo guardato un po' i dati importanti, vi avevamo promesso che ve ne avremmo dato conto. Ieri sono uscite le vendite delle abitazioni esistenti e il dato è peggiore rispetto al mese precedente, ma migliore rispetto alle aspettative, e questo forse anche un motivo per il quale ieri i mercati hanno festeggiato. C'è stata una ottima crescita superiore ai 2 punti percentuali sia per l'S&P 500 che per il Nasdaq. Il mercato italiano è salito un po' meno, ma vi ricordo che nella giornata di lunedì Wall Street era chiusa, mentre l'Europa aveva già guadagnato, quindi c'è stato un po' un riequilibrio. Importante però, lo spread è sceso e siamo sotto i 200 punti, intorno ai 192 punti di spread, e questa è
certamente una buona notizia. Tra le altre buone notizie, se vogliamo prenderla tale, anche di questo ne avevamo parlato nei giorni scorsi, il fatto che l'Italia avrebbe dovuto decidere con il ministro Cingolani se passare all'allerta 2 sul gas, e l'Italia ha deciso che non andrà in emergenza, rimane lo stato di preallerta, però insomma per il momento la situazione è sotto controllo, malgrado i flussi dalla Russia si sono praticamente dimezzati, sono aumentati i flussi dall'Algeria e in questo momento la domanda di gas è inferiore al flusso che sta arrivando. La domanda ieri è stata misurata intorno ai 158 milioni e la disponibilità era di 208. Le scorte stanno salendo più lentamente del previsto, questo va detto, però stanno salendo, siamo al 55%, questa è in linea un po' con le scorte europee, anche per questo che non si è deciso di passare all'allerta. Dovranno salire le scorte al 60% entro la fine del mese e vedremo se ci riusciremo o no. In ogni caso, insomma, l'Italia si sta cercando di proteggere anche acquistando carbone. Vi ricordo che tra l'altro in agosto scatta un'altra sanzione contro la Russia, un altro embargo, e non sarà più possibile acquistare soldi dalla Russia. La situazione in Russia invece purtroppo è sempre più tesa, e lo sapete c'è anche questa tensione con la Lituania e vediamo, insomma, sono giorni importanti. La Russia ha minacciato la Lituania per il blocco di arrivo delle merci in questa enclave russa che è incastrata tra Polonia e Lituania, vedremo come andrà a finire. Noi invece ci occupiamo, grazie al Sole 24 Ore, di Golden Power. Questa Golden Power, lo sapete, è una clausola che il governo può applicare per, diciamo così, proteggere gli interessi nazionali. Però questa Golden Power si sta un po' troppo espandendo, tra l'altro recentemente Draghi l'ha applicata su un'industria leader, un'industria friulana leader di bombole di stoccaggio del gas che doveva passare a un'azienda russa, è stata appunto applicata questa Golden Power, ma una Golden Power che non sta funzionando molto bene perché l'intervento è solo al 6%, insomma è troppo grande, troppo farraginosa la procedura, e nel 2021 sono state comunicate 496 operazioni, cioè sottoposte al governo 496 operazioni, pensate che nel 2017 erano solo 30, e ci sono stati 3 veti, 2 prescrizioni, 284 non avviate, 116 casi di non esercizio. Insomma, è ingolfata questa Golden Power ed sarà necessario sicuramente andare a semplificarla. Ma con questo noi possiamo chiudere la nostra rassegna stampa economico-finanziaria e tra pochissimo sarà qui con noi Giorgio Carlino per il commento dell'esperto.